Mi chiamo Fabio Giovinazzo, sono un regista cinematografico e sceneggiatore. Nei miei film rappresento figure e condizioni marginali, paradossi artistici, narrazioni sospese tra sogno e realtà. Il mio primo lavoro è stato un mediometraggio dedicato alla figura del poeta Edoardo Sanguinetti, poi ho girato un documentario sulla casa di riposo per marinai e camogli. Il passaggio al lungometraggio è avvenuto con L'arte del fauno, film drammatico e grottesco su una vita che soffre divertendosi, e poi ho girato Bob, documentario dove racconto la vita, l'arte e il messaggio di Roberto Quadrelli, musicista, leader dei Senza Show, gruppo originario di Genova che nel 1997 ha vinto la Targa Tenco per il miglior album in dialetto. Tra i miei opere più recenti, 12 cm di tacco, film thriller sulla morte surreale di un attore senza nome dove le indagini seguono linee capricciose e bizzarre, e L'anima nel ventre, film d'arte che trae ispirazione dalle poesie di Claudio Pozzani. Poi ho girato Il Ponte della Vergogna, lungometraggio tra documentario e fiction, sui tragici avvenimenti che hanno sconvolto Genova, successivamente al crollo del Ponte Morandi, opera questa prodotta da Neurofumo Proza Actions, da Capra Pictures, che sarà distribuita in DVD verso fine anno dalla casa cinematografica Home Movies. E infine ho girato Isis vs Zombie, film di genere che non fa genere, che è stato ottimamente recensito dalla rivista storica e specializzata Nocturno. Attualmente in fase di montaggio, due film sempre da me scritti e diretti, Veleno Biondo, Dark Fantasy, dove una seducente ninfetta si muove tra bene e male e non si sa fino a qual grado consapevole, e Il mio nome Gesù, lungometraggio sperimentale su una figura non banalmente, non pateticamente rivoluzionaria di Cristo. Infine faccio parte di Fuori Norma, il progetto ideato e curato dal decano dei critici cinematografici Adriano Aprà, orientato a valorizzare la via neosperimentale del cinema italiano. Alcuni miei film sono disponibili anche su Indicinema, canale web dedicato al cinema indipendente d'autore. Nello specifico sono qui a parlarvi del mio lavoro, del mio nuovo lavoro di analisi sociale in forma cinematografica, lavoro che vedrà il Cinema Nazionale di Molassana a Genova nella veste di sontuoso e grandioso protagonista. A rigor di logica non ho mai avuto modo di frequentare il cinema nazionale, che è chiuso ancora prima che io nascessi. Tuttavia, appena l'ho scoperto, la sua dirompente forza immaginifica ha iniziato a alimentare dentro di me un qualcosa che magari già esisteva, che piano piano si è trasformato in una specie di ossessione. Mi sono informato e quindi mi sono appassionato alla sua storia, quindi gli anni 30, il fatto che fu il primo cinema a nascere nella vallata, il suo essere prezioso luogo di ritrovo per vivere momenti spensierati in un'epoca in cui i divertimenti e i passatempi erano sicuramente più semplici. Poi gli anni 70, con la chiusura, e il suo trasformarsi in una ferita in grado di far sanguinare il cuore di quelle persone che tuttora ne stanno piangendo il degrado e l'abbandono. In senso assoluto stiamo parlando di una capsula del tempo, di un luogo, di uno spazio in grado di racchiudere anni molto importanti che sono stati caratterizzati da cambiamenti, da contaminazioni culturali, dalla crescita economica, dalla trasformazione sociale, dal passaggio da una civiltà contadina a una industriale, dall'immigrazione e dall'integrazione, anni che in qualche modo hanno preannunciato quella che sarebbe stata la globalizzazione. E in definitiva possiamo dire che quello che è stato il mio percorso si può vedere attraverso la collaborazione con gli artisti Andrea Benfante e Mac Ferroni. E quindi proverò con questo mio nuovo lavoro di analisi sociale in forma cinematografica a far emergere una ben precisa documentazione storica delle schermaglie immaginifiche della memoria. Saranno quindi proprio i ricordi degli abitanti del luogo, in senso assoluto di tutte quelle persone che hanno avuto modo e possibilità di frequentare il cinema nazionale, a condurre, a portare passo dopo passo in questo nuovo progetto in ogni angolo della sua storia gloriosa e malinconica. In questo percorso sarò anche affiancato, sostenuto da Gaetano e Antonio D'Elia, che hanno fondato una pagina Facebook, Cinema Nazionale Molassana Genova, dove da tempo si impegnano con sensibilità e passione a condurre una sana battaglia a tal proposito, e per chi volesse contattarmi lo può fare direttamente sulla mia fanpage, sempre su Facebook, Fabio Giovinazzo, l'occhio dietro la macchina. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, a presto e un abbraccio a tutti.